Nuovamente insieme, terzo contenuto della giornata, questa volta dopo l'editoriale che vi invito a recuperare nella parte finale di questa puntata, torniamo a parlare di Caravaggio, ma torniamo a parlare di arte con l'amico Alessio Azzeni. Vi invito anche a rivedere le puntate precedenti, il titolo è enigmatico, un altro omicidio di Stato, lascia intendere veramente tanto. Questa sera puntata ricca, ci si ficca dopo la sigla insieme ad Alessio Azzeni. E rieccoci tornati, fedelissimi, veterani, abbonati, nomini iscritti in verde. Grazie di cuore fin da subito per i super sticker, le donazioni anche via PostePay, bonifico PayPal e chi più ne ha più ne metta, così non interromperò durante questa puntata che può essere vista insieme o complementare all'altra che abbiamo fatto esattamente 7 giorni fa, o in ordine cronologico, sempre tra le live, nella playlist di Alessio Azzeni, sempre dedicata a Caravaggio. E questa sera ci prendiamo anche del tempo, dopo anche l'enorme successo di riscontro, di messaggi, di mail nella puntata precedente, anche perché qualcosa sta accadendo. Quando ci siamo sentiti con Alessio, mi ha proprio detto: comincia a parlare, se ne sta parlando sempre di più. E allora torno da te, Alessio, con il mio consueto bentornato. Facciamo un rapido recap e raccontiamo anche il perché nasce l'idea di tornare dopo pochi giorni sulla stessa tematica di Caravaggio, ma con rivelazioni importanti. Grazie Gianluca, grazie della presentazione, dell'invito anche questa sera così ravvicinato, perché qualcosa è successo, qualcosa si è mosso. Tanto ringraziare anche tutte le persone che hanno scritto e hanno testimoniato affetto, vicinanza, gratitudine, entusiasmo. Sono mail rivolte collettive, rivolte a me, ma che ringraziano anche te Gianluca e Mesbet. Per me parlare di arte e ricevere questo feedback è importante, perché l'arte è stata relegata nell'angolino più sperduto della vita delle persone. Perché? Perché prima non era capita l'arte, era raccontata dagli accademici, andava vista in un determinato modo, ripetuta a memoria, e non era vista, non era osservata, era guardata, era ascoltata attraverso le parole. Adesso invece qualche folle ha cominciato a parlare, qualche coraggioso a dire, a fare delle esegesi, dei racconti diversi fuori dal coro, e allora l'arte è cominciata a diventare, era già un'arma pericolosa, ma è diventata più pericolosa, perché cominciamo a capirla. E quindi cominciamo a capire delle cose che, unendo i puntini, fanno venire fuori un disegno chiaro, fin troppo. Quindi il sapere che di questi tempi c'è un riscontro anche di un certo livello, persone che scrivono e poi portano le loro testimonianze e le loro scoperte, quindi si sale ogni volta di livello, e anch'io vengo aiutato nella ricerca, nell'intuizione. E questa sera la puntata è bomba, perché si collega ai fatti che accadono adesso, attualmente, oggi proprio, e nei giorni che sono, negli anni che stiamo vivendo. Quindi c'è quel potere magico che ha l'arte, che è in tempo presente. Quindi una cosa che è accaduta o stata dipinta 500 anni fa, ma anche 1000, parla in tempo presente, è una capacità magica che ha l'arte. Poi scoprirete perché, scopriremo perché questa cosa. Poi c'è una cosa che devo dire prima di iniziare, che la morte di Caravaggio è un tabù. Per la storia dell'arte, la morte di Caravaggio è una cosa di cui non si deve parlare. Tuttora scoprirete che i più grandi, non dico i più grandi, i più famosi, anzi no, i più noti, i più televisivi,
critici, quelli ufficiali del mainstream, non vogliono parlare della morte di Caravaggio. La ripetono pari pari come viene scritta e riportata nei libri, e cioè che lui è morto di febbre malarica, di malaria. Cioè il pittore, il cavaliere più inseguito, più braccato della storia, dai cavalieri di Malta, dagli emissari del Papa, muore di morte naturale, di malaria. E questa è la storia che andremo a raccontare con una indagine che io sono salito sulle spalle di giganti, un'indagine nata per caso, e saprete, chi segue questo canale sa che il caso non esiste. E andiamo a vedere, faremo una bella cavalcata di opere per arrivare alla tesi finale, a quella della morte, l'indagine sulla morte, dove ci porta, che cosa viene fuori da questa storia di questa sera. Perché Caravaggio è quel pittore, quell'artista, sappiamo tutti, maledetto, quello che tirò i carciofi nell'osteria, era un assassino, sappiamo i luoghi comuni. Però Caravaggio è molto di più del pittore del reale. Il pittore del reale è una sua definizione, cioè Caravaggio disse di fronte a un tribunale, perché era stato denunciato da Giovanni Baglione, quello che diventerà il suo biografo, il suo rivale, disse, è rimasto agli atti le sue parole, che per lui il pittore valentuomo, cioè un uomo valente, è quello che sa dipingere le cose naturali. Su queste sue parole si è costruito il mito Caravaggio come pittore del reale, ma lui stesso ci ha messo fuori strada, perché quello che lui ha messo nei suoi dipinti non è la pittura del reale, cioè non basta dipingere un riflesso metallico o delle mani perfette o dei tessuti di raso, di velluto, di damascato in maniera impeccabile o colpi di luce. Quello è un talento tecnico, è una meraviglia dei pennelli di Caravaggio, ma non è solo quello. Quello è l'apparenza. Infatti c'è un inganno in queste parole, che sviano, perché Caravaggio così lasciava, oltre che essere braccato e se ne andava a cercare, perché va bene, era un rissaiolo, era un violento, ma almeno si lasciava lontani i sospetti di magia, cioè di mettere le arti magiche nei suoi dipinti, di mettere messaggi occulti, segreti, esoterici, quelli che del simbolo, quelli che usa tuttora l'elite. Quindi è un modo per sviare, quindi la lascia agli atti di un tribunale. Andiamo a vedere il pittore del reale che cosa fa, perché andiamo a vedere un po' di opere, perché le parole saranno anche troppe, ma vogliamo godere delle immagini. Entriamo in profondità, comincio subito a presentare un'immagine, cominciamo da questa, perché parliamo. Poi Gianluca mi dirai se la vedete. Quindi se... La vediamo perfettamente. Benissimo. Allora, questo è l'amor vincitore, amor vincitomnia. Allora, l'amor vincitomnia è del 1602, si trova al Museo di Berlino attualmente. È un'opera che fece scandalo, un'opera che Caravaggio ha realizzato per il marchese Vincenzo Giustiniani. Chi era Vincenzo Giustiniani? Lo scopriremo. Cominciamo a dire che era un banchiere papale. I committenti di Caravaggio non scherzano tanto, cioè nel senso che sono tutti personaggi di una caratura mondiale. E questo amor vincitore fece talmente scandalo, perché era questo è un cupido, è un amorino, cioè Eros. Eros si chiama Eros, Cupido e Amor. E tutti questi nomi nascondono degli anagrammi, dei giochi linguistici. E questo dipinto viene raccontato con le solite parole, quelle, attenzione, le parole possono aprire o chiudere gli occhi, io lo dico sempre. Nei libri di storia dell'arte si dice che la nudità fece scandalo e che questo amor vincitore è sopra agli elementi della vita dell'uomo,
cioè li sta pestando, quindi è sopra ogni cosa. Gli elementi della vita dell'uomo, c'è la musica, ci sono gli strumenti, varie cose. Ora io invito a guardare i messaggi che sono in questo amor vincitore, perché sono tanti. Questo è il modello, è Cecco Boneri, detto il Caravaggino, è come l'equivalente di Salai per Leonardo da Vinci. È il suo aiutante, garzone, amico e chissà. Sfrontato, ammiccante, guardate che meraviglia di luce che proviene dalla sinistra, che colpisce questa spalla e tutto il corpo. È proprio la magia della pittura, questo è un prodigio pittorico, questa luce. Questa luce lui la otteneva, l'abbiamo accennato l'altra volta, con delle particolari misture, cioè con delle paste pittoriche che preparavano questi fondi scuri. Erano utilizzate non solo il distillato di lucciole, ma c'era lo iodio, il mercurio, l'argento, il magnesio, lo zolfo, cioè tutti, l'arsenico, tutti elementi che erano fotosensibili, cioè al buio della camera oscura, al buio della sua stanza, riflettevano e riemettevano la luce che era arrivata attraverso la lente della camera oscura. Quindi era una enorme fotografia che si stava impressionando per qualche tempo, mezz'ora, 10 minuti, un'ora, non si sa, dipende dalla quantità di questi materiali che aveva messo nel proplasma, cioè nel primo strato pittorico sopra l'imprimitura. Bene, questo prodigio pittorico ci parla, sorride, però la cosa strana è che Cupido è un bambino, in genere è un puttino. Questo è un po' cresciuto come Cupido, non è ancora adolescente, ma quasi, quindi è troppo grande. Poi gli elementi del potere, gli elementi della vita dell'uomo, non troverete una monografia o un libro di storia dell'arte che vi farà vedere questo dettaglio, o se lo trovate è perché c'è scritto Alessio Azzeni sopra. Allora, guardate che meraviglia di capacità pittorica, qui c'è, oltre che il pittore del vero, del reale, allora squadra e compasso che si incastrano, e allora sono gli strumenti dell'architetto, si fanno le case con questo, benissimo, però magari anche accennare al fatto che questo Vincenzo Giustiniani era un massone di fatto, dichiarato, un costruttore, ma proprio un massone, e che la squadra e il compasso sono gli strumenti del lavoro del massone, della massoneria. Quindi c'è proprio la firma qui, c'è una firma evidentissima che si riflette in questa armatura, altro simbolo massonico, che si riflette nei dettagli, perché Dio, no, non lì, devo andare a sinistra, lì cerchiamo di non esagerare, qua, vedete sulla destra c'è una corona con uno scettro del potere, uno scettro che si compenetrano. Corona e scettro del potere che si compenetrano hanno un significato sempre massonico, cioè è proprio il linguaggio della massoneria. La corona, pensate un po' dove è stata utilizzata un pochi anni fa, dove l'abbiamo messo la corona, a chi abbiamo messo la corona. Corona e scettro del potere alludono a una penetrazione, attenzione, una cosa di quel genere. Le ali di aquila sono un elemento che richiamano a San Giovanni, perché il motivo ricorrente sarà molto spesso San Giovanni, che è il patrono della massoneria. Queste frecce le troverete anche sui dollari. Tutto quello che voi vedete qui ha quella connotazione. La musica, e c'è tante cose strane, compreso questo ragazzino troppo grande, completamente nudo, in apertura, cioè offerente, e che dichiara una pratica che loro fanno. Loro intendo l'elite, le famiglie dell'elite, rituali, c'è bisogno di specificare, giochiamo di sponda. La cosa strana, ce ne sono tantissime, se possiamo ravvisare in moltissimi dettagli che
in questa immagine si possono, ma non voglio esagerare, andare in particolari anatomici, vi dico che bravo, ci sono delle... Anche perché l'algoritmo non capisce l'arte, quindi piuttosto stacca, zoomi dove, stacca, dove ti serve e rimetto... Okay. Ah, ma qui allora, se stacco, allora, rimango lontano. No, nel senso tu, se devi fare qualche zoom, ce lo dici, e io lo tolgo dallo schermo e vai direttamente, così non evitiamo, perché il signor YouTube da Goethe in poi ha dimostrato che non è amante dell'arte. Infatti allora cerco di stare attento su questa cosa il più possibile. Arrivo a dire semplicemente che, perché ho tante cose da farvi vedere, arrivo a dire semplicemente che la stranezza di questo giovane, o se no magari rientro un attimo in studio per non mantenere questa immagine fissa così, rientro in studio così, non voglio, ecco, rimaniamo, perché dopo vi faccio vedere le immagini, ma corriamo un pochino, non troppo sui dettagli, queste le trovate tutte in altissima definizione, effettivamente, ok. La cosa che fa pensare è come mai non si trova mai nelle monografie, non si trova mai la chiarezza nel simbolismo. Tutti questi simboli, che magari ci rientro perché mi vengono in mente delle cose, tante, che cerco di... non riesco a... Dietro io gli avevo messo le mutande, avevo fatto una live in cui gli avevo messo le mutande e niente. dietro a una gamba c'ha un globo stellato. Cioè c'è tutta... Tra l'altro, scusami Alessio, siamo il paese che vestì le statue, te la ricordi, per non offendere gli ospiti? È tutto dire della cultura di 2024. Poi l'ipocrisia di quello che gira in rete, e poi su queste cose che sono di una... non c'è volgarità, c'è una bellezza, c'è il genio umano che riesce a ricreare un'immagine con dei pigmenti, quindi a dare una poesia, un transfert che della nostra coscienza, c'è la conoscenza, la sapienza, la meraviglia, c'è tutto. Però poi siamo in queste mani in cui la parola censura, purtroppo abbiamo capito che esiste e che dobbiamo giocare molto molto di sponda. Quindi cercherò di evitare questi zoom. Però andiamo a vedere tutto questo per dire che cosa. Il tema che affrontiamo questa sera è scottante, perché Caravaggio, abbiamo detto, che è figlio dell'elite, non è il figlio di un maestro muratore. Abbiamo visto che probabilmente, anzi è solo una supposizione perché nessuno l'ha mai detto prima, che Caravaggio probabilmente poteva essere figlio di Francesco I Sforza, per quel matrimonio combinato con il suo architetto magister Fermo Merisi, e questa Lucia Rattori, che era figlia del suo uomo di fiducia maggiore, quello che riscuoteva gli affitti, curava i suoi interessi, soldi e terreni, questo Gian Giacomo Rattori, che veniva da una casta di notai, quel famoso nonno che ha cresciuto Michelangelo Merisi, cioè Caravaggio. Lo ha cresciuto, i genitori sono andati a Milano, a vivere a Milano, e questo bambino è rimasto fino all'età in cui l'uomo si forma. Sapete che i gesuiti dicono: datemi un bambino dai 0 ai 7 anni e faremo l'uomo. Vuol dire che dai 0 ai 7 anni è il momento in cui si imprime nell'uomo la caratteristica fondamentale per la sua vita, cioè si viene programmato maggiormente. È quell'età in cui Leonardo da Vinci, quell'età in cui tutti i grandi della storia hanno avuto una iniziazione particolare. Caravaggio non è da meno, perché lo ha cresciuto questo nonno autorevole, questo discendente da una casta di notai, ma è stato in casa di Francesco I Sforza e Costanza Colonna, cioè ha vissuto nel marchesato di Caravaggio. Francesco I Sforza, per dirvi chi era nipote di Ludovico il Moro, era parente con un papa Farnese, era
C'era il gota della Costanza Colonna, figlia di Marco Antonio Colonna, e c'era il gota del potere mondiale in quel marchesato, geneticamente parlando. Caravaggio è stato allevato, è stato tirato su, è stato mandato a bottega dal pittore più prestigioso di Milano, è stato cresciuto come uno di famiglia, perché vedremo che questa famiglia, Sforza Colonna, lo proteggerà per tutta la vita, fino all'ultimo giorno della sua, agli ultimi giorni della sua vita. Ci sono delle cose che geneticamente possono far pensare. L'abbiamo visto l'altra volta, quindi invito a rivedere quella puntata. Però ci sono delle opere, andiamo a un'altra, che andiamo, scorriamo in quelle che vi ho fatto vedere, delle opere. In questa qui, questo giovane, intanto la prima grande stranezza è dove ha la mano che non si vede. Cioè, c'è una mano che non si vede. E quindi giocano in maniera molto, molto, ve la faccio rivedere, in maniera molto birichina, potremmo dire. Quindi ci sono delle allusioni, ci sono tantissime cose, qui c'è un codice. Amor, quando c'è amor nel titolo, amor vincit omnia, ritorno lì, scusate, amor vincit omnia, gioca. Amor vuol dire Roma, è un anagramma. Vincit allude al committente Vincenzo Giustiniani, vincit, Vincenzo. Quindi ci sono i giochi, ci sono acronimi, palindromi, ci sono crittogrammi, enigmi da risolvere. Questo è pieno, quindi non possiamo arrivare in profondità su questa opera perché finiremmo con questa. Però per farvi capire il potenziale che è in quegli strumenti, in quello che si legge c'è una voce, sono delle cose scritte negli spartiti, ci sono fili di corde che non si vedono, cioè gli strumenti musicali sono rotti, non possono suonare. E allora ci sono delle cose, c'è dei messaggi in codice, quelli sempre. Quindi la pittura oggettiva di Caravaggio ci porta in dei meandri percettivi che sono diversi da quelli comuni. Noi osserviamo adesso, guardate questo flash, guardiamo questo flash. Non è sovrumano la capacità, solo Caravaggio riesce a fare questa luce che proviene dal quadro. Cioè noi potremmo spegnere la luce di questo, perché sembra un raggio di luce vero. Ora, quando guardate Caravaggio, per sapere se è un Caravaggio e se è in buone condizioni di conservazione, deve avere, la maggior parte delle volte, specialmente nella sua parte matura, nella sua maturità, una luce abbagliante, fluorescente, una luce che emana da dentro, questi esseri illuminati, e tutto è a carattere simbolico. Questo veniva chiamato, adesso hanno cominciato a cambiare il titolo, ma fino a pochissimi anni fa questo era San Giovannino e l'Ariete. San Giovannino abbraccia l'Ariete. San Giovannino sono. Ora questo chiamarlo, definirlo San Giovanni è difficile, però sempre San Giovanni. Caravaggio ha dipinto molti San Giovanni. San Giovanni ha degli attributi iconografici ormai chiari, cioè il cartiglio, la ciotola dell'acqua, perché è il Battista, quello che battezzò Gesù, era cugino di Gesù e aveva avuto anche lui una nascita per chiamata divina. Ci fu un intervento dell'angelo, e questo San Giovanni dov'è? Come facciamo a capire che è San Giovanni? Infatti ora cominciano a chiamarlo in un altro modo, forse ha un giovane con un montone, l'Ariete l'abbiamo fatto diventare montone, Ariete e montone ci sono delle differenze, ma perché anche qui completamente nudo, con le stesse caratteristiche di quello precedente, è lo stesso modello, E qui il committente era, andiamo a vedere, Ciriaco Mattei. Chi era Ciriaco Mattei? Un ricchissimo banchiere, cioè un altro committente, protettore, influente, un banchiere. Poi se lo accaparrò, lo comprò il solito Francesco Maria del Monte, il cardinale protettore di Galileo Galilei. Lo comprò lui perché impazzì di fronte al messaggio di questo dipinto, perché questo dipinto non è quello che sembra, le parole possono aprire o chiudere gli occhi. Allora non è San Giovanni, chi è se non è San Giovanni?
è un ragazzino che abbraccia un ariete, ma c'è un linguaggio in codice. Cominciare dai colori, troverete tre colori che si ripetono nei dipinti di Caravaggio e nei dipinti di questo genere: il bianco, il rosso e il nero. Il bianco, il rosso, sì, possiamo dare una connotazione cristiana, iconografica, però questi tre colori sono, oltre che i colori dell'alchimia, albedo, rubedo e nigredo, sono i colori, un particolare drappo, un particolare panno, un tessuto che ha una simbologia fortemente radicata nell'ebraismo. C'è questa connotazione. È proprio il colore degli ebrei, un colore esoterico, bianco, rosso e nero. Questo ragazzino abbraccia l'ariete, una congiunzione con l'ariete. Giovanni, Giove, abbraccia l'ariete, una congiunzione con l'ariete può essere un linguaggio criptato, ci sono il linguaggio della magia. E notate che Caravaggio è famoso per la pittura al risparmio, significa che non buttava le pennellate, non aggiungeva pennellate decorative. Guardate, in basso a destra c'è il tasso barbasso, che è una pianta, quella pianta messa in evidenza. Quindi c'è un linguaggio in codice, e quella è la lucerna dei re, chiamata la torcia dei re. La torcia è il simbolo, è un modo per parlare, perché il linguaggio della pittura è proprio un linguaggio che si legge, e la lettura dice che questa torcia dei re, citata nel tasso barbasso, parla di chi? Chi è che ha la torcia? Pensate alla Statua della Libertà, pensate al portatore della lampada, ai luciferi, agli illuminati. Ci sono dei linguaggi, è già questa luce che abbaglia. Quindi c'è anche qui un linguaggio in codice, e la stessa nudità, la stessa nudità. E questo è un cupido, è un amorino dormiente. Amorino dormiente, un bambino piccolo che dorme in questa posizione. Questa è una commissione strana. Adesso questa si trova alla Galleria Palatina a Firenze, è visibile, Palazzo Pitti. La dipinse a Malta, la dipinse già a Malta, questo è un dipinto maturo. Sto andando avanti. Qui abbiamo un dipinto che approfondiremo tanto, è il San Girolamo, San Girolamo scrivente. Torno un attimo in studio, perché voglio fare una piccola premessa su quello che andremo a vedere adesso. Ora, come vedete, qui alle mie spalle c'è un San Girolamo scrivente anche qui. Questi San Girolami, il San Girolamo è un tema molto caro all'élite, perché San Girolamo è, quando uno scrive, è uno scriba, scrivere è un atto molto importante. E il San Girolamo è importante perché era il santo traduttore, cioè quello che è andato in Terra Santa, 40 anni, inviato un emissario della Chiesa, a tradurre la Bibbia. Tradurre la Bibbia dai testi antichi, dalle origini. E quindi tradurre la Bibbia non vuol dire, troverete in quasi tutti i libri che il San Girolamo, e andate a cercare che troverete questa cosa più delle volte, tradusse la Bibbia dal greco al latino e poi divenne la Vulgata. Allora, la Bibbia è scritta in ebraico, sicché tradusse dall'ebraico. Ma questo San Girolamo probabilmente ha scoperto delle cose, perché nel tradurre insieme a una comunità, è uno che fondò una comunità importante, si avvalse dell'uso di rabbini locali, quindi stette in Terra Santa 40 anni, la sua vita dedicata a questa traduzione. Nel tradurre probabilmente ha scoperto qualcosa. La cosa strana è che viene sempre rappresentato da Bernini, da Caravaggio, dai più grandi pittori, affiancato a una Maddalena. C'è il San Girolamo e poi la Maddalena. Questa cosa strana della Maddalena e San Girolamo potrebbe
avere un significato. Se io traduco e scopro delle cose e nell'ambiente esoterico vogliono questi due dipinti abbinati, ci sarà un motivo. Ma quel, in particolare quel San Girolamo che vi ho fatto vedere, ha un particolare, una particolare importanza per la tesi della morte che andremo a scoprire insieme. Ci sono cose che faccio fatica anche a dire, perché sono forti, sono nuove e so già che riceverò probabilmente dal, io li chiamo irrazionali, oppure li chiamo, non li voglio chiamare irrazionali, quelli che comunque hanno una formazione, con tutto il rispetto, una formazione accademica, oppure quella solita, quella che trovano dappertutto, e si è creata in loro quasi un'egregora, cioè una forma mentis di Caravaggio in cui si sanno quelle cose. Quindi ogni cosa nuova che porta su altri territori viene rifiutata o suona come un'eresia, suona come qualcosa di inventato. Ma ci sono tracce storiche e, diceva Giordano Bruno, una cosa, una menzogna ripetuta all'infinito non diventa la verità. Quindi se noi siamo partiti sulla vita di Caravaggio da fonti inquinate, le fonti storiche sono importanti per uno storico, per uno storico dell'arte, ma se le fonti sono inquinate non servono a nulla. Lo abbiamo visto tante volte nella storia e lo vediamo anche attualmente. Allora, basandosi su quello che ha scritto il suo biografo principale, Giovanni Baglione, cioè il suo rivale, dopo che lui era morto, ha scritto la storia di Caravaggio e ha detto che morì male come aveva vissuto, morì malamente come era vissuto, e con molta maldicenza. Ma andiamo a vedere che forse Caravaggio l'aveva combinata veramente grossa. Andiamo a vedere, vado a fare un excursus nella... Allora, vediamo l'ordine delle mie immagini. Io vado random, cioè vado avanti, vedo cosa c'ho. Mi si sono... Ecco, questo che vedete, è un aneddoto, rapidamente ve lo racconto. Questo che vediamo è un bellissimo dipinto di Giovanni Baglione. Cioè Giovanni Baglione, il biografo che ha scritto e ha parlato male di Caravaggio, sapeva dipingere, non era scarsissimo. Però, se riguardiamo, questa è la risposta di Giovanni Baglione a quel amor vincitore, cioè quello nudo di cui abbiamo visto all'inizio. Quell'altro era sfrontato, era la novità della pittura. Lui risponde con questo dipinto moralista, cioè questo angelo, questo è un amor sacro e amor profano. Amor sacro e amor profano, si trova a Berlino, che con questo dardo di fuoco, vedete, c'è un in basso questo giovane seminudo terrorizzato e sotto al deretano, cioè dietro, sotto all'angelo, vedete, c'è Satana girato da una parte. Cioè questo angelo punisce, un angelo guerriero, lo vedete. Quando lo vede Caravaggio, perché questo dipinto lo regalerà, Giovanni Baglione lo regalerà al fratello del banchiere Vincenzo Giustiniani, che era un cardinale. Glielo regala. Pensate, voi vi viene commissionato un dipinto pagato tantissimi soldi. Caravaggio era ricco, eh? Viene pagato questo dipinto tantissimi soldi. E arriva quest'altro pittore geloso della fama, della gloria, era questo dipinto c'era, andava a vederlo di nascosto, era sotto un telo e lo guardavano, e quando lo guardavano c'era un effetto, bruciava, nel senso annullava tutti i dipinti della collezione Giustiniani. E allora lui risponde con questo. Quando lo vede Caravaggio, quando lo sa Caravaggio, lo vede e trova subito dei difetti. Perché questo Giovanni Baglione diceva che Caravaggio non sapeva comporre. Non saper comporre vuol dire non sapere dove mettere, come mettere le cose nel dipinto.
che ruolo, che peso abbiano. Però guardate, in genere il maldicente o chi dice male di qualcuno in genere descrive se stesso. E Giovanni Baglione, guardate, mette quest'angelo e questi personaggi sembrano inseriti in una scatola. Guardate come sia Satana che il ragazzino in basso siano come dentro a una, immaginate che sia una scatola, e inserisce questo angelo. Quindi quello, le accuse di Giovanni Baglione vanno a descrivere se stesso. Ma Caravaggio vede in quest'angelo una cosa che dal momento che la nemica conoscenza fa sorridere. Definì questa pittura goffa. Il giovane era l'espressione del giovane, dell'angelo, melensa, guardate, copiava anche il modo di dipingere. Infatti sapete che Baglione è diventato caravaggesco, ironia della sorte, lo hanno definito caravaggesco, il suo più grande rivale. Ma la cosa che ha visto Caravaggio è che è goffo e sembra compose una canzone, l'angelo e la caffettiera, perché era l'angelo, sembra inserito in una caffettiera. Vide questa armatura, la definì la caffettiera. Fece questa canzone che fece presto il giro di Roma e niente. E questo è la fine che ha fatto questo dipinto. È stato bruciato con questa canzone. Bruciato nel senso figurato. La risposta, la controrisposta di Baglione, non contento di avere fatto, regalato questo dipinto, ne fa un'altra versione. Questa volta viene fuori un'altra versione totalmente assurda. Un angelo vestito con pelli, pellicce, sembra, non so, più un cavernicolo, il giovane sdraiato a terra sempre uguale, e secondo l'intenzione di Giovanni Baglione, questo Satana sarebbe una sorta di caricatura di Caravaggio. Non gli è riuscita molto bene, anche perché bisogna sapere fare i ritratti e anche perché probabilmente si rischiava grosso. Comunque questa è la sua risposta. Un aneddoto simpatico che può essere far capire quanta rivalità c'era fra i pittori. Da notare che questo Giovanni Baglione era un cavaliere, le stranezze dei pittori. Cavalier Bernini, Cavalier d'Arpino, Cavalier Caravaggio. Erano pittori o cavalieri? E questo faceva parte, aveva dipinto, era un, diciamo così, un affiliato dei gesuiti, aveva dipinto per la Chiesa del Gesù, quindi era protetto dai gesuiti, quindi poteva denunciare Caravaggio e avere credito. C'erano fazioni opposte, anche nell'elite ci sono, anzi proprio nell'elite ci sono. Il motivo ricorrente della serata, questo è San Francesco in estasi. San Francesco in estasi è un dipinto che Caravaggio dipinge dopo aver fatto il Bacco. Prima fa Bacco e poi fa San Francesco in estasi. Notate la luce soprannaturale che tocca quell'angelo e prende, illumina San Francesco. San Francesco lo dipinge per Francesco Maria del Monte, il cardinale Bourbon, ambasciatore dei Medici a Roma. Questo San Francesco in estasi è quando riceve le stimmate sul Monte della Verna. Le stimmate sono quelle ferite che si formano sul corpo dell'angelo. Questo veste il saio, San Francesco in estasi. La cosa strana è che anche questa volta c'è un bell'angelo vestito alla greca, questo angelo che ostenta un nodo particolare. Voi ritrovate in questo nodo, può esserci il nodo così ostentato in questa parte del dipinto, può richiamare a un vincolo, a un segreto. Infatti, poi il giovane tiene il santo per il cingolo, cioè per la cintura. Ci sono delle letture, diciamo, esoteriche, e indugia sulle ferite di questo santo. Qua
al buio, è quasi invisibile, è quasi sembra quasi una forma demoniaca, ma se schiariamo il dipinto, qua sarebbe il fuoco, qua c'è un fuoco sul Monte della Verna, e quello che si intravede qua, questa figura in ombra, notturna, sarebbe Fra Leone, Frate Leone, Fratello Leone, che Leone, già il nome Leone, guardate, Leone, Leonardo, il leone nella sua valenza araldica. Frate Leone era un fratello, diciamo, che era presente al momento di questa estasi in cui San Francesco riceve le stimmate. Qual è l'interesse di questo dipinto? Che Francesco Maria del Monte si ritrova in San Francesco, cioè c'è questo transfer, perché ha il suo stesso nome, ma in questa estasi, con le ferite, con questo abbandono, abbiamo il volto di Caravaggio. Cioè Caravaggio si dipinge come San Francesco. San Francesco, attenzione, c'è un gioco, perché il vero nome di San Francesco era Giovanni Battista, non è che si chiamava Francesco. Francesco poi è stato chiamato in onore della Francia, si danno il nome, come Giordano Bruno, non si chiamava Giordano Bruno. San Francesco si chiamava Giovanni Battista, era figlio di una ricchissimo, era figlio di una famiglia ricchissima, benestante, e voleva diventare cavaliere. Ci sono tante cose per cui il Francesco Maria del Monte si innamora letteralmente di Caravaggio, ma c'è sempre l'ambiguità che abbiamo visto prima di questo giovane uomo. Sono sempre giovani e questo è un po' grandino, un po' grandino. Poi con queste grandi ali, che cosa pensate, cos'è, chi è che ha delle grandi ali? Scorro, cerco le immagini che forse mi si sono, le vado a cercare, per poi ve le illustro al momento. Vado indietro, ecco, le trovate. Un'altra cosa, il motivo ricorrente. Noi abbiamo i musici, o concerto viene chiamato, i musici. Cioè il motivo ricorrente è in quel Cupido, anche qui c'è un amor, un eros, sulla sinistra. Vedete, noi che guardiamo abbiamo questo giovane Cupido intento a maneggiare l'uva, i grappoli d'uva. Cupido sull'uva, l'uva è... ha una connotazione fortemente sensuale e sessuale. E questo dipinto, sì, suonatore di liuto, però abbiamo delle espressioni particolari. Abbiamo un'espressione particolare, questo è Mario Minniti, amico fraterno di Caravaggio, che accorda lo strumento. Accordare può avere un significato. Qui ci sono tantissime cose, nello spartito, negli abiti, nella nudità, ma la cosa più inquietante è Caravaggio, perché questo è Caravaggio, lo ingrandiamo e lo guardiamo. Questo è un Caravaggio giovane, imberbe. Questo si trova al Metropolitan Museum di New York. Adesso è andato a finire là. È del 1597, quindi un Caravaggio ancora prima degli ultimi suoi, vedete com'è cambiato il suo stile pittorico, è cambiato tanto. Qui Caravaggio si dipinge imberbe, la bocca semiaperta, e stranamente fa un gesto. Caravaggio è quello che fa parlare i dipinti con le mani. Che cosa allude? Beh, è abbastanza un po' come l'amor vincitore. Qual è il motivo ricorrente che viene fuori? E qui abbiamo altri colori, bianco, rosso e verde. Qui parliamo di un'altra affiliazione. C'è sempre il nodo del segreto, il nodo, il vincolo, il giuramento. Questi giovani devono giurare, e qui ci sono delle allusioni. L'allusione è sempre quella. Qui abbiamo il suonatore di liuto. La musica è il motivo ricorrente
Giustiniani, Francesco Maria del Monte, nelle corti la musica era un mezzo definito magico, perché c'era in quegli anni Tommaso Campanella, Giordano Bruno, che Tommaso Campanella che diceva che la musica, insomma, c'erano delle pratiche magiche che potevano connettere la coscienza o far scendere dagli dei pianeti. Quindi c'erano tutti i rituali magici legati alla musica, ma anche alla magia sexualis. E sono tutti, questo guardate, questo è bellissimo, cioè sono due versioni, e spesso Caravaggio fa più versioni dei suoi dipinti, questo veniva chiamato, pensate un po', qualche anno fa nei dipinti, nelle monografie, veniva chiamata la suonatrice di liuto, cioè era una femmina, era una donna, era una giovane. Questo è un caso di cambio di sesso, un dipinto fluid, gender fluid, è qualcosa diventato il suonatore di liuto. E anche qui c'è una simbologia che andremo ad affrontare. Vedete la potenza di questo? Adesso, avendo fatto una carrellata, avendo visto quelli di Baglione, vediamo che questo è innovativo, è potente, è dirompente, è qualcosa che non può lasciare indifferenti. Poi ci sono, e non li posso zoomare, ma ci sono per esempio delle firme di Caravaggio, ma non le posso zoomare perché le ha messe proprio lì sotto, dove non batte il sole. Andiamo a vedere. Vado dal dunque, andiamo a quello che è il succo della puntata, perché questa carrellata veloce che ho voluto fare, perché alcuni, Caravaggio ha dipinto tantissimi dipinti, alcuni come questi portano a turbare, perché trattano un tema che effettivamente, se ci pensiamo, è ambiguo. Perché i cardinali, perché i banchieri, perché tutti questi massoni dichiarati? Allora vi voglio dire per un attimo, vi voglio definire, dire che cosa è la massoneria, intesa come la intendo io. E tutto quello di cui stiamo parlando è nei segreti nascosti nell'opera d'arte. Abbiamo dovuto, io e mia moglie, Evelyn, giornalista, quindi giornalista, mettere le mani avanti, perché intendiamo questo per moderna massoneria. La moderna massoneria è un'istituzione esoterica e iniziatica, nata ufficialmente nel 1717. Quindi tutti i riferimenti prima di quella data non sarebbero possibili. Il senso della parola massoneria in questo contesto, artistico, storico e culturale, è ampio e generalizzato, rivolto a quel tipo di corporazioni che derivano dalle gilde massoniche medievali, dalle scuole misteriche dell'antico Egitto, e soprattutto dalle famiglie della nobiltà, che detengono il potere da secoli, le cosiddette famiglie dell'elite. Questo per essere chiari, perché questa settimana fortunatamente non c'è stato nessuno che ha spiegato che la massoneria nasce nel 1717. La massoneria si ispira e trae origine dalle storie bibliche legate al re Salomone, figlio di Davide, all'antica costruzione del Tempio di Gerusalemme, con il suo leggendario architetto Hiram Abiff. Per questo tutta la simbologia massonica utilizza i simboli della tradizione ebraica. Questo così sappiamo. Quando riconosciamo i simboli della tradizione ebraica, la massoneria viene descritta dalla Grande Loggia Unita d'Inghilterra come un particolare sistema etico velato dall'allegoria, illustrato da simboli, allegorie e simboli. Dove troviamo tutto ciò? Nelle opere d'arte. Nelle opere d'arte commissionate agli artisti dall'elite. I testi sacri sono sconfinati e affondano le proprie radici nella notte dei tempi. Non è quindi possibile dare una lettura storica. L'intento è quello di aprire un varco nel tempo che attraverso i simboli ci porti sulle onde dell'intuizione. Questo è il nostro intento. Quindi, arrivare a questo San Girolamo. Chi è questo San Girolamo? Il San Girolamo è quel, vi ho detto prima, è quel santo traduttore, è dottore della Chiesa, è quello che scopre le cose.
E qui è ritratto, guardate queste sembianze nobili, un po' invecchiate per motivi di scenografia, diciamo, pittorica, questo volto virile è Alof de Vignacourt. Alof de Vignacourt è il gran maestro dei Cavalieri di Malta. E Caravaggio lo omaggia con questo dipinto, guardate, bianco, rosso, il nero c'è sempre, sono i colori di San Giovanni, i colori di San Giorgio, i colori dell'alchimia e quel famoso triade di colori. Ci sono sul tavolo, attenzione, i dettagli, una pietra. La pietra del martirio, questa è la pietra con cui si battono il corpo per alimentare la virtù, per scacciare le tentazioni, per sottomettere il corpo, ma è una pietra, attenzione, la pietra sul tavolo. C'è questo teschio che è un memento mori. Il memento mori è un richiamo sempre alla decapitazione, ricordate San Giovanni, ed è una citazione massonica. Il memento mori è ricordati che devi morire. Ma qui c'è un crocifisso in bilico. Ma come? Come mai c'è un crocifisso in bilico sul tavolo che sembra che stia per cadere vicino a questo quasi minaccioso teschio? La candela è spenta e lui sta scrivendo. Sta scrivendo. Inchiostro, penna e scrive. Lo scriba, questo ruolo nobile che viene assegnato a questo Alof de Vignacourt, gran maestro dei cavalieri di Malta, dei cavalieri gerosolimitani, cioè cavalieri di Gerusalemme, è un ruolo particolare. Guardate, mette addirittura il colore, il cappello del cardinale, il cappello cardinalizio, questo grande cappello circolare è il cappello del cardinale. Ci sono i richiami al sangue, sapete, i cardinali hanno questi colori porporati perché il color porpora del cardinale, questo scarlatto, diciamo, porpora, è il colore del sangue, rappresenta il sangue. Quindi quando vedete tutti questi signori vestiti di rosso, rappresenta il sangue. Alof de Vignacourt, cavaliere di Malta, che scrive, ma mette in scena un rituale. Questo è un rituale. È il rituale, ve lo illustro velocissimamente con due parole. L'atto di scrivere è una potente connessione con il divino e andiamo oltre, perché un altro, Leonardo da Vinci, si rappresenta come San Girolamo, penitente, la pietra nelle mani, la pietra che si batte sul corpo, la posa inginocchiata non è una posa casuale, la posa inginocchiata è una posa particolare, qui c'è il leone e ci sono le pietre, tantissime simbologie. Quindi abbiamo un altro San Girolamo famosissimo di Leonardo da Vinci che si autoritrae, lo stesso Leonardo da Vinci, in maniera invecchiata, in maniera emaciata, in maniera imbruttita, ma è lui, perché sono i suoi tratti somatici, sono tutti ritrovabili in questo dipinto. Quindi Caravaggio richiama in qualche maniera il tema classico dei massoni. Eccolo, il nostro Alof. Questo è un dipinto che si trova alla Galleria Palatina, agli Uffizi. E veniva scambiato per il ritratto di un'altra persona, perché dietro c'era scritto un altro nome, ma era il ritratto di Fra Antonio Martelli, ma evidentemente questo è il ritratto di Alof de Vignacourt.
e lo ritrae, è sempre nobile, sempre armato e con attenzione la stella dei Cavalieri di Malta. Questa non è la croce dei Cavalieri di Malta, questa è una stella e c'è una bella differenza nel simbolo. Sì, è la stella dei Cavalieri, ma ha un significato particolare. Quindi ci sono dei richiami. Tutte queste cose verranno fuori sempre nei dipinti di Caravaggio. Molto spesso, anche in età giovanile, mette questa stella dei Cavalieri di Malta. Perché? Ora, su questa immagine andiamo su una profondità. Rientro un attimo in studio e torniamo dopo su questa immagine, perché voglio dire due cose e arrivare a questo. Il Gran Maestro dei Cavalieri di Malta era un personaggio potente e influente. C'è un codice, uno spirito di corpo altissimo nei Cavalieri. E sono una confraternita militare, è il braccio armato della Chiesa, era un braccio armato potentissimo che aveva delle galee, una flotta militare, navale, e erano come i Cavalieri Templari. Quindi era un personaggio guerriero, un personaggio si faceva giuramento. Voi avete notato chi c'è in questo dipinto? Lo guardiamo, guardate chi c'è. Questo dipinto, lui guarda all'infinito, da un'altra parte, fuori dal dipinto, non guarda l'osservatore. C'è un personaggio che guarda l'osservatore. Ed è questo. È il paggetto, cioè il paggetto guarda il pittore Caravaggio. Questa è una figura particolare perché questo dipinto è uno degli ultimi dipinti, non l'ultimo, è uno di quelli che comunque si ingraziano il Gran Maestro, questo Alofo, una figura carismatica, emblematica, di cui si trovano poche notizie, poche fonti. Si trova ancora l'armatura, in rete trovate le foto dell'armatura conservata nel museo, ma notate lo scettro del potere, lo scettro del comando, notate, insomma, può essere allusivo. Se uno ci pensa, la simbologia non è che ci vuole granché a capire in quella posizione che esprime la virilità, La bellissima armatura, un grandissimo prodigio tecnico di Caravaggio, grande capacità di... Qui c'è un virtuosismo, pochi riescono a fare un'armatura in questo modo, ma la malizia di questo sguardo, la bellezza di questo giovane, che diventa il protagonista del dipinto, guardate, lui tiene l'elmo, tiene gli abiti del cavaliere, perché sono bianco, rosso e nero, e lui sarà un futuro cavaliere, c'ha già la stella dei Cavalieri di Malta. La figura del valletto, del paggetto. La figura del valletto, soffermiamoci un attimo qui, è importante perché è qui che si... sono rientrato senza avvisare. La figura del valletto è la figura chiave del paggetto. Sapete che il paggio, chi era? Questo personaggio, questo bambino, avete visto che erano tutti, quelli che abbiamo visto sono tutti ragazzini, nudità, vestiti alla greca, ammiccanti, è una figura particolare. Entriamo, avrete capito che c'è qualcosa di oscuro, di non detto, di non dichiarato nell'attività di questi personaggi. Allora, il valletto è una figura che cresce con, viene iniziato alla vita da un maestro, da un gran maestro, o comunque da una figura autoritaria, che può essere un cavaliere. Allora, dai 0 a 7 anni, il bambino cresce, chissà, c'è un ciclo di 7 anni, come ho detto prima, i gesuiti dicono da 0 a 7 anni facciamo l'uomo. Ma dai 7 anni in poi il bambino può essere mandato come paggio, come paggetto, come valletto. Noi adesso come vallette pensiamo a quelle della TV, ma il valletto era un bambino che era mandato a servire un cavaliere. Lo serviva,
lo accudiva, pensava alle sue necessità, lo osservava, imparava osservando questo, lo seguiva ovunque, si formava, fino ai 14 anni, diventava scudiero. Lo scudiero da 14 anni in poi si formava anche fisicamente, quindi aveva un rigido disciplinare in cui si allenava, si allenava alla guerra, formava, temprava, forgiava il fisico e aveva tutte pratiche a cui doveva obbedire. La figura giovane cosa faceva? Era sottomesso. Paggio dal francese vuol dire sottomesso, colui che subisce. Quindi doveva dare prova di obbedienza totale al suo cavaliere, al suo... Quindi diciamo che è una cosa un po' strana, perché se l'uomo maturo può prendere quello che c'è di giovane, cioè l'ingenuità, la freschezza, l'arguzia, non essere strutturati in una maniera che può dare intuizioni, idee, può essere fonte di meraviglia per un uomo che ormai magari ha degli schemi. E così il bambino impara invece da un uomo maturo che ha l'esperienza, quindi c'è uno scambio. È una cosa che avviene anche nelle botteghe rinascimentali, perché i maestri, i grandi pittori avevano queste botteghe in cui c'erano i giovani che crescevano ed erano sottomessi anche loro. Le pratiche che potevano sfociare in qualcosa che non era tanto virtuoso, potevano diventare altro molto spesso, perché era una pratica che era tollerata se non era resa pubblica. Quindi tutti sapevano, tutti tacevano. Quindi la figura del paggetto, dai 14 anni da scudiero fino ai 21, aveva questa formazione, c'è questo ciclo di 7, 14, 21, anzi 0,7, quella più segreta, 7, 14, 14, 21, quando diventavano cavaliere, facevano giuramento, si mettevano in ginocchio, facevano tutto il rituale per diventare cavaliere e diventavano cavaliere. Era un'ambizione. Pensate che quello del ritratto si pensa che sia, ci sono basi storiche in cui si pensa che sia Alessandro Costa, figlio di Ottavio Costa, un banchiere potentissimo. Tutti figli di banchieri, tutti figli di Conte. E allora questo Alessandro Costa era il paggetto di Alof de Vignancourt. Allora, il tabù della morte di Caravaggio è entrato nella mia vita quando... Qualche anno fa sono stato invitato, diversi anni fa, 4, 5, 3, 4 anni fa, sono stato invitato come esperto di Caravaggio da una persona che adesso è diventato mio amico. Sono stato invitato dal maestro Sergio Bonafaccia perché ha fatto una cosa a Ladispoli, a Palo Laziale. Palo Laziale è l'ultimo approdo certo di Caravaggio. L'ultimo approdo in cui si è visto Caravaggio. E qui ho imparato delle cose che nei libri non c'erano. Sono entrato in contatto con una forma, con una versione non ufficiale, non accademica, non della morte di Caravaggio. A Ladispoli, adesso, prima era Palo Laziale, adesso è Ladispoli, una cittadina che è vicino Roma, sul litorale, sul mare, in cui Sergio Bonafaccia ha fatto questa statua bronzea che omaggia Caravaggio come luogo dell'ultimo approdo. Io ho imparato, sono venuto a conoscenza della tesi di Vincenzo Pacelli. Vincenzo Pacelli è un professore mai morto, è morto il 17 febbraio del 2014, lo stesso giorno, il 17 febbraio, di Giordano Bruno. È uno che ha avuto un pensiero eretico. Eretico vuol dire colui che sceglie, colui che dice, colui che ha un pensiero libero. Il pensiero eretico di andare controcorrente, contro la versione ufficiale. Un professore dell'Università Federico II di Napoli, un professore, un accademico, lui era un professore esperto di Caravaggio, è andato contro tutto, ha
trovato lettere nell'archivio Vaticano, ha trovato lettere negli archivi segreti vaticani che parlano della congiura ordita nei confronti di Caravaggio. Caravaggio è arrivato a Malta, secondo Pacelli, sulle galee, pensate, il fratellastro di Caravaggio, quello con cui è cresciuto da piccolino, cioè il figlio di Costanza Colonna, Federico Sforza Colonna, era comandante generale delle galee di Malta, tanto per come sarà arrivato a Malta, come sarà arrivato raccomandato a Roma, questo poverino, che sembra arrivato con gli stracci, sembra arrivato sperduto, e poi committenti facoltosi, più potenti, dormiva nelle stanze dei cardinali, dormiva nelle stanze dell'élite, viveva a contatto con questi personaggi, era adorato, era amato, come succede ora per certe star. Era una star Caravaggio. È arrivato a Malta, scortato, portato dal fratello, lo dico fratello perché è un amico fraterno o quasi fratello, secondo quello che adesso andiamo a vedere. La teoria della morte, quella ufficiale, è che Caravaggio sia morto di malaria, di febbri malariche. E allora la teoria ufficiale dice: l'ultimo approdo è Palo Laziale. Poi da Palo Laziale viene, che era un bellissimo castello, che è un castello, era un feudo degli Orsini, un presidio degli Orsini, sbarcato lì, incarcerato. Poi liberato, Caravaggio, in preda a un delirio, era diretto verso Roma, invece lui stranamente prende la direzione opposta. Parte e si fa 112 chilometri, pensate quanti sono a piedi, ma anche a cavallo, ma era stato incarcerato e liberato, non aveva più nulla. 112 chilometri e arriva a Porto Ercole. A Porto Ercole, dove viene preso da questa febbre malarica e muore all'ospedale della Santa Maria Ausiliatrice, a Porto Ercole. Le stranezze sono... Aspetta che non ti sentiamo più, probabilmente, ok, sei tornato, forse è un calo di connessione. Io sono rimasto alle stranezze sono, non so gli amici da casa, ma nel dubbio riparti da le stranezze okay. Sono. Ok, bene, ho avuto un attimo, ho detto da loro. Le stranezze sono che questo Vincenzo Pacelli, il professore napoletano, ha, con tanti documenti, ha trovato delle incongruenze, cioè ha trovato che in questo ospedale, in questa zona di dove praticamente a Porto Ercole, che era nel Grossetano, ha trovato che l'unico documento che dichiara che Caravaggio è morto là, c'è un errore, cioè è datato 19 luglio 1609. Ma Caravaggio è morto nel 19 luglio 1610. Allora c'è una stranezza. L'unico foglietto è sbagliato. Su questo errore dice allora c'è il motivo. A Porto Ercole, secondo chi ha redatto questo foglio, questo scritto, era in vigore nel Grossetano un calendario particolare, un calendario che veniva chiamato Ab Incarnazione. Mentre, essendo un presidio spagnolo, non era in vigore quel calendario, ma c'era quello gregoriano, cioè quello normale. Quindi c'è un errore grossolano nella data, nell'unica data certa della morte. Su quell'errore, su lettere ritrovate negli archivi segreti vaticani, viene fuori che c'è stata una congiura ordita nei confronti di Caravaggio, ma in pieno accordo con tutti,
Cioè a un certo punto Caravaggio è stato abbandonato. Abbandonato al suo destino, che era quello di andare a morire assassinato. Stranamente però muore di malaria. Secondo questa ipotesi, questa storia ufficiale, muore di malaria, di febbre malarica in questo ospedale, ma nell'ospedale, nel suo registro di morte della collegiata di Porto Ercole, non c'è il nome Michelangelo Merisi. L'unico documento ufficiale è questo foglietto. Allora, il collegamento con la storia moderna è questo. L'altro giorno guardavo il mainstream, intanto per sbaglio, quindi ho visto su Italia 1, c'era studio aperto addirittura, sul telegiornale, uno studioso di Caravaggio, Vincetti, che diceva che a Porto Ercole è morto Caravaggio. E quindi tutte le sciocchezze che vengono dette sono sciocchezze tutte le altre ipotesi. È morto Caravaggio, è morto a Porto Ercole e andrebbe valorizzata la zona, perché sono ormai 15 anni che questa storia, che avrebbe ritrovato le spoglie di Caravaggio, avrebbe ritrovato i resti, le ossa, ma sono state ritrovate in una maniera abbastanza rocambolesca, molto velocemente, molto mirate, non ci sono prove. È stato ricostruito in base alla ricerca del DNA dei Merisi, di qualcuno che si chiama Merisi a Caravaggio, nella Bergamasca. Molto velocemente, voi sapete, si cerca il DNA, ma il DNA di Caravaggio, tanto per cominciare, forse non era del Merisi, tanto per cominciare. E quindi già questo è il primo errore. Poi il cercare il fatto che ci siano intossicazioni di mercurio o di piombo, cercavano delle ossa in una fossa comune. Intossicazioni di piombo o di mercurio sono dovute anche chi tinge i tessuti o i cappellai, che possono avere intossicazioni di metalli pesanti. Non ci sono prove che sia Caravaggio, e quindi lo stesso Vincenzo Pacelli dichiarò nel 2012 che questa era una barzelletta, secondo lui, perché tutto quello che aveva ritrovato erano prove, secondo lui, perché poi nell'arco degli anni, sulla morte di Caravaggio, subito dopo sono stati ritrovati documenti segreti, una lettere che si sapeva che cosa era successo, che cosa gli avevano fatto. Praticamente è arrivato a Malta, è stato fatto salire, è stato fatto fuggire una volta che è stato espulso, con l'accordo del fratello, quella Costanza Corona, che secondo me è più una mamma, cioè una figura che ti protegge tutta la vita, ti segue, si preoccupa per te, ti raccomanda ovunque, ti salva sempre. E questa figura fraterna, che è questo Fra Filippo Francesco, adesso mi ho fatto Sforza, il fratello, il comandante generale delle galee maltesi, il capitano, cioè un personaggio che era stato a sua volta valletto, lui, paggetto del re di Spagna. Quindi c'era questa storia delle iniziazioni anche di questo tipo. C'è un'obbedienza. A un certo punto vieni chiamato in causa, vieni chiamato, c'è un accordo totale. Non c'erano più Giustiniani, Mattei, Orsini, Colonna, cioè tutti i protettori di Caravaggio spariscono. Anche Costanza Colonna e il fratello, sì, fratello, dico fratello, ma il fratello di Caravaggio non è ufficiale, non è questo, è quell'altro. Attenzione, c'è un fratello prete, gesuita, anche lui con titoli nobiliari, cioè ha un altro fratello Caravaggio, che però Caravaggio non riconosce. C'è un aneddoto che dice che una volta lo è andato a cercare a Roma, quando era da Francesco Maria del Monte, il suo fratello non l'ha riconosciuto, non, nel proprio senso, io non ho nessun fratello. Probabilmente torna alla cosa che non erano consanguinei, cioè uno era figlio di qualcuno e Caravaggio figlio di qualcun altro. E probabilmente non Merisi.
non ho le prove per questo, ma c'è una ricostruzione che ci porta in quella direzione, perché dopo 40 anni ancora Caravaggio con Costanza Colonna che però questo ultimo viaggio in cui lo portano, lo fanno sbarcare a Palo, e lì basta, lì si sono perse le tracce di Caravaggio. E c'è stato un film, mentre io facevo queste indagini insieme a mia moglie e alla Dispoli, quindi siamo andati sul campo, e sul campo esistono le voci locali, le storie locali, le testimonianze, si entra in questi luoghi, si percepisce, si sente la storia, perché si sente in empatia col territorio, tu vai a guardare determinate cose e il territorio trasuda la storia, è vicinissimo Roma. Perché deve partire l'uomo più braccato d'Italia, l'uomo più inseguito col bando capitale, con la taglia, era famoso. Immaginate che di vedere scappare Michael Jackson, cioè lo riconoscono, lo sanno che chi era. Scappa per 112 km e poi muore di malaria. È molto probabile che l'ultimo approdo sia stato la Dispoli, Palo Laziale. L'ultimo approdo vuol dire che in quel periodo, in quello stesso periodo in cui prendevamo i dati e mettevamo giù il nostro libro, c'era un film che non ha avuto il successo che meritava, non è fatto male, anzi è un bel film, ed è L'ombra di Caravaggio, quello di per regia di Placido, Michele Placido, in cui fa morire Caravaggio alla Dispoli, lo fa morire nel castello di Palo, che è la cosa più credibile, più normale. Poi ci sono le cose classiche dei massoni. Non si sanno, massoni, non si sanno bene le date di nascita e non si sa bene la fine. Le spoglie, i resti o non si trovano o vengono rubati una volta, cioè trafugati, portati via, o proprio non si, così come non si trovano quelli di Leonardo da Vinci, così come la stessa sorte ha avuto Michelangelo, che è stato comunque preso preso e portato a Firenze da Roma di nascosto, e poi adesso vogliamo credere che siano dove siano, però in genere non si sa dove, che fine facciano questi resti, non si sa. Tutto questo per dire che a un certo punto torniamo su questa immagine, perché questa è fondamentale. Questa qui. L'ipotesi è quella che oggi avrebbe un nome particolare. Questo Alessandro Costa, questo paggetto, probabilmente, secondo voci che sono che corrono nei corridoi di questa storia, è che Caravaggio abbia fatto qualcosa con questo giovane valletto, proprio il valletto, il paggetto di Vignancourt, del gran maestro dei Cavalieri di Malta, l'autorità più potente, l'unico che non doveva toccare probabilmente, perché la pittura parla, perché lui guarda qua e lui guarda noi, lui guarda, anzi in questa maniera guarda, e c'è una cura particolare di questo, la bellezza di questo ragazzino. Quindi il reato di cui si è macchiato Caravaggio molto probabilmente, secondo la teoria, è quello che oggi avrebbe un nome particolare: pedofilia, che era una cosa che era tollerata se non veniva resa pubblica, faceva parte delle loro abitudini. Questa cosa perché fa pensare? Perché ci porta ai giorni nostri? Perché la pittura ha bisogno di queste immagini,
Ora faccio un excursus veloce. Questa immagine che senso ha? È un puttino, è un amorino, e questo, e questo, che senso hanno? Ce ne sono tante. Torno in studio. Che senso hanno? Perché le stanze, tutte le chiese, tutti sono pieni di bambini nudi volanti. Tu le alette. Ma sono bellini. Ma che senso hanno, se ci pensiamo bene? Perché il dio dell'amore sessuale, sensuale, è un bambino. È un puttino. Nudo. È Eros. Ho capito. E qui il fulcro. Oggi esce, proprio oggi esce nelle sale, il film più discusso degli ultimi tempi. Esce Il canto della libertà. E se voi avete state seguendo un pochino questo che sta facendo anche parlare molto di sé, sembra un film di denuncia, io non l'ho visto, non so nemmeno se andrò a vederlo, ma parla di questo. Una pratica parla di che scompaiono milioni di bambini durante migliaia, se non c'è chi dice milioni all'anno, e che ci sono queste pratiche. È qualcosa che non ha giustificazione, non ha senso, ma una cosa che secondo me ha meno senso di tutti è che un film che esce come qualcosa di indipendente sia in bocca di tutti, cioè sia sponsorizzato così tanto, e che anche quelli della controinformazione pensano che insomma sia da vedere, sia da... Io penso che dopo gli ultimi anni tutto quello che supera i confini nazionali, diventa internazionale, mondiale, ecco, su quello io invece ci andrei cauto, perché, ripeto, queste pratiche ci sono da sempre, sono sempre state una pratica dell'elite, più o meno aberrata, più o meno... Questo è il vizio più antico. Purtroppo i grandi pittori, i grandi artisti, i grandi maestri facenti parte di questa elite non sono esenti da questa pratica. Vittime per primi. No, dico, hai fatto bene a sottolinearlo, purtroppo le elite sono sempre quelle, e c'è anche un lato ritualistico che non stiamo qui a sottolineare, ma che loro purtroppo perseguono, e ne ha una connotazione decisamente pratica in quel che vanno a fare, ed è per questo che con ogni forza combatteremo ogni tipo di elite. Alessio, se poi tu mi dai l'ok, io darei anche parola ai nostri amici da casa con qualche domanda. Molto volentieri. Allora, per esempio, Giana fa una domanda un po' polemica, ma ci piace. Tutti i messaggi di questi splendidi dipinti sono tutti massonici, nessun altro messaggio spirituale, solo e sempre massoneria, ci dice. No, non solo e sempre massoneria, però mitologia biblica, c'è di tutto, però c'è sempre un risvolto legato a quello, perché se pensate chi è il committente è colui che paga, il committente è colui che ti fa diventare ricco. Allora c'è un passo che io ve lo leggo, perché spiega questa cosa.
e l'ho preso dal film L'ombra di Caravaggio, perché fa capire ve lo leggo, perché i nobili che vi affidano i lavori sono, questo è L'ombra di Caravaggio che parla con Caravaggio, cioè l'emissario della Santa Inquisizione. I nobili che vi affidano i lavori sono ricchi perché noi gli permettiamo di essere ricchi. Siamo noi che paghiamo le vostre tele. Sono nostre le chiese dove voi le esponete. Sono nostre le storie che raccontate. Appartiene tutto a noi. Decidiamo noi tutto. Questo per far capire che se una persona travalica un talento, un genio, un grande maestro, diventa mondiale, diventa universale, e l'unico modo per farlo è osannare, dipingere, omaggiare i simboli dell'elite. Questo è il motivo ricorrente. Se voi conoscete, e sì, polemica, ma io adoro l'arte, amo l'arte, l'arte veicola messaggi, e veicola messaggi, e i messaggi, le medaglie, hanno due facce. La nostra vita è fatta di dualità, luce e ombra. Quindi c'è la luce e c'è l'ombra, sempre. Non tutto è sempre male, e quello che crea un artista che diventa canale, che diventa un mezzo del divino, che quindi riesce con talento a raccontare storie pittoriche, riesce a mettere in visibile, a rendere visibile un Dio, una divinità, che sia un Cristo, che sia un Krishna, che sia qualsiasi tipo di divinità, sta facendo un servizio, sta dando un servizio al mondo, sta canalizzando delle entità che rendono e fanno elevare le coscienze. C'è dentro la geometria, c'è dentro tutta la sapienza, la conoscenza, la letteratura. Questi omaggiano la sofia, la scienza, la sapienza, la gnosi. Cioè, noi osserviamo questa grandezza, perché di grandezza si tratta, e poi nei simboli ci sono messaggi segreti che, se non vengono decodificati, noi non li vediamo, non li conosciamo, perché il cervello vede quello che sa. Il fatto di sapere determinate cose porta forse a desiderare di non saperle sapute, perché le famose pillola blu o pillola rossa, c'è delle volte il desiderio di non sapere. Però sì, se un pittore si chiama Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, Tiziano, Giorgione, Botticelli, omaggiano l'elite, oppure c'è la controparte. La omaggiano e allo stesso tempo la osteggiano o la offendono, perché c'è anche il momento in cui il pittore diventa ribelle, perché il pittore è pecora nera per definizione, eh? E il pittore, l'artista, a un certo punto non può fare a meno. Quindi trovate nel dipinto l'iconografia, il dettame che ha chiesto il committente. Mi metti quello, quello e quello. Poi, fra le righe, trovate che il pittore ha messo anche un'offesa, uno sfottò, un gestaccio. E quindi è divertente, perché abbiamo storie molto lunghe dentro questi dipinti. Sicuramente è un gioco rischioso. Come sì. In musica bisogna ascoltare, suonare pause, cercare il non detto, il celato, e in qualche modo vedere anche come abbiano rischiato pur di farlo arrivare ai giorni nostri. Anche quella era una bella forma di ribellione. Cecilia, che abbiamo incontrato anche a Genova, dice: fantastico Azzeni con il suo approccio profondo e l'occhio che capisce i particolari più nascosti, non vedo l'ora di conoscerlo a Torino. Aspettiamo poi anche nelle varie conferenze, tra cui anche Torino. Grazie Cecilia. Giuseppe Balena, e ipotesi su dove finì il corpo? Chi può saperlo? Dove finì il corpo? I corpi di queste, c'è una particolarità.
In genere quando diventano, e ripeto, forse l'ho detto troppe volte questa sera, la parola massone, cioè però sono appartenenti alle famiglie, in qualche maniera, o adottati, o concepiti. C'è chi mi chiede spesso, ma Alessio, ma sono concepiti guardando il tema natale, il momento astrologico, tutto può essere, però la certezza non c'è. Sì che per i figli naturali è probabile che guardassero, molto probabile, guardassero il tema natale, perché il tema natale tramite le stelle i loro astrologi e astronomi personali potevano individuare delle caratteristiche prima che nascesse, quindi vedere, di concepire e poi fare in maniera che nascesse quel giorno. La morte, proprio perché loro tengono tantissimo al loro sangue, un figlio anche illegittimo o comunque dato in adozione o dato in affido a qualche notaio rimane il loro sangue, perché il sangue, loro sanno che nel loro sangue è veicolato il loro DNA, è un DNA che loro, a meno che nelle scappatelle, quindi negli artisti, quando sono loro figli naturali li tengono molto da conto, cioè è molto importante. Il sangue veicola il DNA e la loro anima, cioè l'anima, la loro, la nostra, tutti noi, nel sangue è contenuto quello. La morte, quindi le spoglie vengono probabilmente tenute e non so dove, non so che fine facciano, ma se pensate, non faccio nomi, ma nei tempi moderni accade qualche volta che ci siano di personaggi famosi che vengono trafugate le spoglie dal cimitero. Queste stranezze vi fanno pensare che quello forse se lo sono andati a riprendere. Franco ci dice: Michelangelo Merisi amava le donne, si era mai innamorato, le dipingeva? Se sì, cosa pensava, cosa trasferiva, traspariva dai loro, dai suoi dipinti? Secondo me, parere personale, Michelangelo Merisi amava le donne, amava anche le donne. Ora, qui sta un capitolo particolare. Le donne di Caravaggio sono tante, sono dipinti meravigliosi, sono prostitute, sono le famose prostitute, le Madonne prostitute di Caravaggio, sono meravigliose. Da come le dipinge, e da come rappresenta i décolleté, da come rappresenta la bellezza della donna e come la omaggia anche quando è incinta, come la rende, c'è un amore profondo per la donna. Sulla sessualità di Caravaggio non lo so, però come quella di Leonardo, e c'è un'ambiguità o c'è una bisessualità, probabilmente. In quei tempi andare con gli uomini dello stesso sesso, le persone dello stesso sesso, era preferibile, specialmente da giovani, perché non crea la donna, non rimane, cioè l'uomo non rimane incinto, non rimaneva, adesso invece riesce a rimanerlo. Non rimaneva incinto, non dava problemi, non dava, e potevano, insomma, sfogare gli istinti giovanili. Ed era una cosa accettata. Poi però, insomma, poi si provava, c'erano anche le donne, quindi secondo me sì, Caravaggio amava le donne e le dipingeva meravigliosamente bene, con qualcosa che poi, se ci sarà occasione, certo. Ci sono le prostitute, le donne, le chiamo prostitute, ma perché lui dipingeva quello, Anna Bianchini, Elena Antonietti, Fidi dei Melandroni, erano le meravigliose prostitute che sono diventate, le ha omaggiate per l'eternità, una è diventata Santa Caterina d'Alessandria, una è diventata la Madonna, sono diventate Marta e Maddalena, ma la Maddalena penitente di Caravaggio, d'una finezza. Ecco, le donne non la rappresenta nude, le rappresenta vestite, le rappresenta al massimo un bel décolleté florido, ma sempre con garbo, con buon gusto, con decenza e con una bellezza materna che riesce a fare in maniera magistrale. Con dolcezza. Caravaggio amava le donne. Domanda particolare, Riccardo. La natività rubata di Palermo, secondo te,
da chi è stata rubata, o quantomeno possiamo allargare anche a questi furti celebri di queste opere d'arte, anche perché poi non è che da un certo livello in poi le opere d'arte tu le possa rivendere a chi che sia e con facilità. È particolare il furto di un certo tipo di opere d'arte, perché il mercato stesso lo impedisce, non è un qualcosa che si può rivendere. Sì, fate domande a cui fatica a rispondere. Allora, come dice Gianluca, non sono smerciabili in un mercato normale. Lì il committente di quella lì si dice che sia stata la mafia a trafugare, ma la mafia probabilmente è stato il braccio che ha eseguito. Ci sono leggende su questa natività che sia stata data in pasto ai maiali, ma io penso che chi va a prendere una tela del genere la vuole in casa, oppure in diverse case. Anche secondo me, e soprattutto hanno anche i codici per in qualche modo verificare ciò che si cela nei vari dipinti. Lo fanno anche per questo. Avete visto l'altra volta, infatti, Gianluca, che quella natività, abbiamo visto che Caravaggio è vestito da gran maestro. Caravaggio ha l'abito del gran maestro con i drappi del magistrato, è proprio armato come il cavaliere, e quindi è un dipinto molto particolare. E anche lì c'è San Francesco, e anche lì ci sono quel Oannes, quell'uomo pesce, il Gesù Bambino, è un'opera particolare. Per esempio, una cosa che butto là, Giova, come mai? Si assomigliano tutti. Se voi andate a sentire l'assonanza, c'è sempre un fil rouge in questi nomi, in queste... Stiamo sempre parlando delle stesse energie. Ecco. Fra l'altro, oppure c'è anche la pista del sfoggiare il potere, l'impunità di chi è sopra le istituzioni e lo Stato, al punto che ostenta anche il fatto che loro possono e nessuno gli dice niente. Potrebbe anche essere in bella vista in posti dove magari qualcuno va con l'occhio, anche perché è dimostrazione di potere, e questo c'è chi, una certa elite si diverte a far pesare quanto in realtà il mondo sia fatto a strati. Ecco, questo purtroppo lo scopriamo sempre a nostre spese. Alessio, io ti voglio ringraziare anche per questa puntata che abbiamo fatto insieme. Voglio ribadire anche gli appuntamenti, come contattarti e dove ti potranno vedere anche dal vivo, e poi ne approfitto anche per mettere il nostro calendario, così mi dirai in quale date, lo ricorderemo ai nostri amici a casa, in quale date potranno incontrarti, approfittarne anche per acquistare il libro e avere da te anche una copia autografata firmata con dedica. Grazie. E complimenti di Gianluca anche a te e a voi per il successo immediato del vostro capolavoro. Complimenti, perché i libri sono preziosi, sono pietre che ci portiamo dietro e sono sempre disponibili, pronti a comunicare. Quindi un libro può essere letto 1.000 volte, 100 volte, è sempre un libro nuovo. Complimenti per il vostro successo, meritato. Grazie. Dove ti potranno vedere i nostri amici? Potranno vedere, io chiedo alla mia coscienza. Prato mi dice, suggerisce Prato, ci saremo, quindi Prato è presto. Prato. Allora, 16 marzo, allora metto il calendario, 16 marzo a Prato, 23 marzo a Parma. 6 aprile Vittorio Veneto, 13 aprile quella un'escursione alla Sacra di San Michele, 20 aprile Loreto delle Marche, 11 maggio a Torino. Ecco. Allora, Parma, diciamo che sono a un raggio abbastanza vicino, quindi potrei esserci anche a Parma.
quindi Parma e Prato ci sono, molto volentieri. E spero tu riesca a venire anche a Torino, quella sarà una mega festa in un bel teatro. A Torino ci sarò, Torino ci sarò. Alla grande. Alla grande. Tutto ovviamente già prenotabili, vedete ci sono le mail, il numero a cui mandare un WhatsApp, e prima prenotate, prima ci aiutate anche a gestire la logistica al meglio per quanto riguarda anche tutti i dettagli di quel che sarà la giornata. E poi recuperate, se vi va e se vi è piaciuta anche questa puntata, tutte le precedenti che abbiamo fatto insieme ad Alessio, ce ne sono diverse, ha una playlist interamente a lui dedicata, e se in qualche modo il destino lo vorrà, ce ne aspettano tante altre insieme, perché più ci parliamo e più vengono fuori spunti interessanti per poter approfondire, più parliamo, più ci vengono titoli e nuove puntate da affrontare insieme. È un tema praticamente infinito. Sì, qui possiamo farne quante ne volete, c'è un mare immenso di meraviglia su cui attingere e sarà un piacere. Se vi è piaciuta questa puntata, condividetela, aiutateci ad arrivare a 100.000 iscritti. Eine ci ricorda e ci sottolinea che in questo momento siamo a 78.300, grazie di cuore. Controllate sempre di essere iscritti, mettete like anche a questo video. Grazie di cuore a chiunque possa sostenerci in tutte le forme che abbiamo indicato, ma anche un buon passaparola è un ottimo metodo per supportare il nostro lavoro, il nostro impegno e quel che cerchiamo di fare, unendo i puntini nel momento storico tra i più sbagliati per poterlo fare, e ne paghiamo sempre lo scotto. D'altronde, pecore nere si nasce, ecco, come dice Totò, e noi modestamente lo nacquimo, ecco, mettendolo al plurale, ecco. Alessio, grazie di cuore e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti, grazie. Se vi va, recuperate l'editoriale che trovate sul canale Gianluca Lamberti, fateci sapere cosa ne pensate. Domani si torna alle 8 del mattino con Marco Rico De Graia e poi alla sera con il Gianluca Lamberti Show, ospite speciale insieme a Sannino. Grazie di cuore a tutti quanti, vi si vuole bene, a domani.